Luigi Alonzi, alias Chiavone, tra l'altro anche nipote del Valentino Alonzi, che nel 1799 insieme a Mabone cercava di sconfiggere e cacciò i francesi dal regno di Napoli. Lui sta venendo dall'Abruzzo, viene da Collelongo, vicino Trasacco, è venuto qui oggi a rendere omaggio e noi lo ringraziamo. Anche lui darà in omaggio i prodotti della sua azienda, ha 700 opi caprini al pascolo, quindi non è cosa da poco. E oltre a dare il premio ci farà assaggiare anche lui dopo i suoi prodotti, poi chi vorrà acquistarne ci sarà a messa a disposizione delle piccole, diciamo, pezzi di formaggio, chi vorrà acquistare qualche pezzo di formaggio è cosa ben gradita. Adesso lascio la parola a Domenico che dirà due parole. Grazie Claudio, buonasera a tutti. Allora, vabbè, presento i miei prodotti, diciamo i formaggi sono di origine ovicaprina, hanno un 80% di latte di capra e un 20-30% di latte di pecora. La mia azienda è a titolo familiare, come ha detto Claudio, ho oltre 600 capi allo stato celebrato. Più biologico di così. Quindi vabbè, invito tutti quanti a degustare i nostri prodotti e dopodiché se qualcuno vuole comprarla qualcosa a disposizione. Nando, dai i premi. Sei emozionato, dai i premi. Sì, Dario, va. È la prima volta che mi presento qua. aziendale, ma con vabbè, il riconoscimento del nostro cittadino. Una foto? Grazie. Una foto? Tutte e due? No, aspetta, l'altro. Aspetta, aspetta. Professore, vada. Anche il professore così. È emozionato, professore, un po' di pazienza. Facciamo la foto. Facciamo una foto, dai. Siamo qua. Eccoci qua. Buono, non esagerato, questo è abituato. Grazie, grazie per l'ospitalità. Buonasera. Il significato del termine chiavo. Allora, adesso presenteremo altre due aziende. Presenteremo altre due aziende che sono assenti per motivi di lavoro, con impegni particolari. La prima azienda, che è la seconda anno che viene da noi, è Torre del della famiglia Marulli, Monte della Pietra. Qui parliamo di un olio che ormai di frangolise, i primi un po' come. Spero Dario che possa raggiungere i livelli di questa azienda che ormai a molte premiazioni non ne fanno manco più partecipare perché prende sempre il primo premio. Ogni anno ci dà la possibilità di dare l'olio ai nostri vincitori e noi lo ringraziamo. Dario, vieni qua, lo faccio io al posto di... Grazie. Grazie. Professore, sono contento che questo ci potrà dire in maniera anche critica di questi prodotti. Una cosa che volevo dire, non perché un amico tanto non è questo il problema, non è il formaggio che si produce in questo periodo è il miglior formaggio dell'anno, perché in questo periodo il bestiame mangia l'erba più fresca e più buona e mi hanno spiegato l'altra volta che in questo periodo dell'anno ci sono dei fiori particolari, unici in questo periodo, che rende il formaggio unico, quindi il formaggio che si mangia tra aprile e giugno, più o meno, è il migliore in assoluto, quindi chi vorrà portarsi un ricordo capirà anche la differenza di tutto questo. Quest'anno abbiamo trovato, qui vicino, c'è un'azienda, terra di lavoro, che produce vino.
il vino famoso Palermo. È un vino molto pregiato, insieme a un vino dell'Azerbaigian, è un vino antichissimo. Per me in assoluto il miglior vino che esista sulla faccia della terra. Antico e greco, era amato dai romani e si chiama Palermo perché in questo territorio, voi sapete che nella nostra terra nasce prima il mito e poi la storia, nel nostro territorio, qui proprio tra il Massico e le montagne di Sessa, le colline di Sessa, la leggenda vuole che c'era un pastore che si chiamava Palermo. Questo era famoso per la sua bontà, Alonzi senti Domenico, era molto famoso per la sua bontà e per la sua magnanimità. Zeus, incuriosito da questo modo di, da quello che si diceva di questa persona, si fece trovare travestito da mendicante al cimo di una strada. Falerno passò, lo prese, lo portò a casa e praticamente lo accudì tutta la notte. La mattina Zeus si rivelò e disse: effettivamente è vero quello che si dice, tu sei una persona molto buona, trasformerò il latte delle tue capre in vino, e nacque così il concetto di nettare degli dèi. Questo non lo sa nessuno, si pensa a tutte altre cose, ma questa è la cosa più importante. Quindi c'è una bottiglia, è un vino pregiatissimo, da una bottiglia a Dario. È una cosa molto importante per chi ha conoscenze borboniche. La titolare, la moglie del titolare, è Allegra Selvaggi, figlia di Roberto Maria Selvaggi, uno dei più grandi storici dell'identitario del Regno di Sicilia e Regno di Napoli. E quindi quando per puro caso ho scoperto che era lei, c'è stata una commissione reciproca e veramente siamo stati in 2-3 secondi senza dirci una parola. E questo è un motivo di orgoglio ulteriore. E questo è per il professore. Vediamo dei bottini d'alto prezzo. Si può notare che noi non siamo professionisti degli eventi, però lo facciamo con passione e con piacere. Adesso passiamo ai beni artistici. Iniziamo con il nostro Geri De Luca, che fa parte del nostro direttivo, socio fondatore dell'associazione, che l'anno scorso, di sua volontà, è un artista, quindi gli artisti hanno un loro schema mentale, bisogna soltanto assecondarli e accettare quello che dirà. Geri è veramente una colonna portante della nostra associazione e ci dà molto. Quando l'anno scorso mi disse: guarda, io ho deciso di dare un premio ai vincitori, ci ha commosso e ci ha fatto veramente piacere. Quest'anno ci ha confermato e ci ha dato due stampe. Lui, oltre ad essere un musicista, oltre a compositore, musicista, anche un grosso pittore, dipinge, giusto, ho detto bene, Geri, pittore si può dire. E è uno veramente della nostra terra che non ha mai accettato compromessi da nessuno e sta lasciando una traccia profonda che credo che molti se la potranno sognare. Il primo premio, eccolo qui, che adesso è a Dario, anche questo dovrei mettere per la pista insieme agli altri, lo riscopriamo. Cioè, pensavo che era una sorpresa. È una sorpresa, io non l'ho visto, lo so solo lui. Geri è così, l'anno scorso ha fatto lui, quest'anno non lo vuole fare, ha detto danno tutto, e io accetto quello che dice. Una spiegazione c'è di questo, Geri? Vieni a spiegarlo, dai. No, te lo dico da qui. Dai. Il titolo è Africa America. Semplicemente il titolo è Africa Amica. Africa Amica. Africa Amica. Perfetto. Grazie. E qui per il professore. Vedi, noi siamo ricchi di sorprese. Grazie. Lo stesso tema, il titolo varia un po', Africa vicina.
signori, chi ci conosce sa che noi cerchiamo in continuazione di collaborazioni, di fare rete tra associazioni. Nel mio girovagare, nel nostro girovagare, spesso conosciamo associazioni che stanno dietro l'angolo di casa e non sappiamo che esistono. E nel nostro girovagare, oltre a Rocendimbro che oggi questa sera ci ospita, abbiamo scoperto da più di un anno, credo, un'associazione culturale, direi tradizionale, di Cellone, fatto da quasi 100 persone. La cosa bellissima è che i protagonisti sono i bambini assoluti. E non voglio fare nomi, ma a questo punto si presenta da solo il presidente Biagio Palladino. Buonasera a tutti. Grazie Claudio di averci invitato. Io volevo però qui con me il nostro orgoglio, i nostri bambini. Venite a fianco a me. È una piccola rappresentanza, però vi posso assicurare che sono molti di più. E poi volevo l'artista, il nostro maestro Armando Calenzo, che ha realizzato le opere che andremo poi a consegnare alle nostre eccellenze. Io volevo, come ha detto Claudio, siamo un'associazione, stiamo dicendo che molti di voi ci conoscono già, però dopo avremo sicuramente occasione di dimostrare voi tutti quello che siamo in grado di fare con i nostri bambini. Io volevo ringraziare due volte questa sera Claudio. La prima è che ci dà la possibilità di premiare due eccellenze, ma la seconda e che ci dà la possibilità di premiare un'eccellenza della nostra città, di Cellone, Dario Saltarelli. Dario, come ha detto Claudio, è stato pluripremiato in tutta Italia, in tutta Europa. Ha vinto due anni consecutivi le tre stelle d'oro a Bruxelles, giusto? Correggimi se sbaglio. È ambasciatore del panettone campano nel mondo. L'unico posto in cui non ha ricevuto un premio è a Cellone, nella sua città. E noi questa sera cercheremo di mettere riparo a questa mancanza, dandogli un nostro premio, anche se non rappresenta tutta la città, però sicuramente rappresenta gran parte, insomma, delle persone che ti conoscono e ti stimano. Volevo ringraziare particolarmente, perché è vero, sì, anzi, voglio anche precisare una cosa, la signora Rosa è stata la mia portafortuna, non sapendo, perché mi sono presentato nel 2016 a Torino, dove ho fatto un panettone che era proprio tipico della nostra zona, che era con la farina sua, e, ma diciamo panettone, non seguiva i disciplinari, però era per il Salone del Gusto e quindi ho fatto con le mele annurche candite da noi. Poi ho saputo che la signora Rosa era una associata di questa associazione culturale e quindi la cosa mi ha fatto enormemente piacere. Sì, è vero, abbiamo avuto dei riconoscimenti a livello sia nazionale come il campionato italiano, due internazionali come miglior panettone a livello mondiale, si può dire, 147 chef stellati che l'hanno giudicato. Ho portato il mio territorio fuori dal mio paese. Essendo stato anche all'estero, ho pensato sempre che noi avevamo una ricchezza enorme che non riuscivamo a esprimere per una forma di volontà. Quindi sono venuto a casa e ho portato, perché faccio oltre che il lievitista anche il canditore, il mio prodotto con i prodotti dei territori canditi, cioè questo vuol dire arancio, perché io poi vengo anche da Castelforte, quindi lì il territorio è arancio. Poi spiegherò io. E mele annurca, perché siamo per il posto delle mele annurche, il vino Palermo, come dicevi Claudio, io faccio un panettone che se ne è innamorato il maestro Vissani, che in effetti è fatto con il vino Palermo di Falciano del Massico, e quindi vi dico anche di più, siamo appena tornati dal Campidoglio, dove in effetti siamo stati insigniti, come io dico siamo, perché non sono di per sé, in effetti è un'azienda, noi siamo un team di persone con mia moglie e collaboratori che lavoriamo e portiamo avanti tutta questa politica, e siamo stati premiati come ambasciatore per la campagna del panettone e lievitare.
questo ci inorgoglisce e poi fondamentalmente lo diciamo perché siamo sempre di Caserta, no? Del basso, dell'alto casertano, sotto dobbiamo anche lottare, dico la verità, dobbiamo lottare perché Caserta ci etichettano sempre come Campania, come problemi di rifiuti, eccetera, eccetera. Quindi farci delle cartine, dire che veniamo da questa zona, essere orgogliosi e esprimerci, e quindi quando queste cose, ecco, queste persone, queste associazioni ci gratificano in questa maniera, e posso dire anche di più, questa sera ho quel formicolio e allo stomaco particolare perché mia madre è di Rogolese e quindi c'è una combattuta. E poi qua ho voluto portare, oltre che vi farò assaggiare un panettone che è fatto con le melaleuche e il burro di bufala e il latte di bufala che ho presentato a Campidoglio, farò assaggiare la mia torta chiamata polacca, perché l'hanno chiamata polacca, ma nasce da un'idea della pizza dolce che era dalla nostra zona, rivisitata da me, sì, però nasceva da quella matrice. La pizza dolce da Pasqua. La pizza dolce, esatto, che si faceva in queste zone. E voglio anche dire che la mia si chiama Doriana, perché ci sono dedicato anche a Grazie Dario per le belle parole, molto ma molto emozionanti. Niente, adesso veniamo ai premi. Come detto prima, sono delle opere realizzate dal maestro Armando Calenzo, sono delle opere in rame su base di legno d'olivo rigorosamente cellulesi, giusto Armando? E rappresentano i lavori nei campi, i lavori dei nostri progenitori. Nel primo caso c'è un contadino che rifà il filo alla falce, poi se avete modo di notare tutti i particolari, sono particolari impensabili, dopo se avete la possibilità fare qualche foto. E nel secondo c'è un contadino che sta pastenando, giusto? Termine? Pastenando i fagioli, rifasuri. Lui ha pensato giustamente di fare queste opere perché rappresentano la nostra terra, rappresentano i lavori dei nostri progenitori, lavori umili, lavori durissimi, ma dignitosi, che hanno dato la possibilità loro di far studiare i propri figli e di creare, di formare le eccellenze che oggi ci fanno onore in Italia e nel mondo. Quindi grazie Armando, grazie Dario Santarelli, grazie professor De Cristofaro. Allora il maestro Armando adesso darà il premio che già abbiamo indicato. Questo è il premio di Dario Santarelli. Congratulazioni e grazie. Grazie di farci onore nel mondo. L'altro è per il professor De Cristofaro. Prego Armando. Eccolo qui. La foto. Grazie professore. La foto tutti insieme. Grazie presidente, tutti. Bambini, ecco. Perfetto. Ok. Io ringrazio di nuovo Claudio e vi auguro un proseguimento. Grazie a tutti. Allora, professore, siccome c'è la Maria che c'è la fotografia, vorrei che poi facesse, permettesse di fare in primo piano una fotografia a tutti i premi, così poi sappiamo se c'è questa possibilità. Adesso passiamo, professore, se vi manca. Fernando, vieni a dire due parole, dai, vieni, va bene, dai, 5 minuti, su, Fernando Riccardi, nostro socio fondatore e il nostro storico di riferimento della Porta Accanto, sono 30 anni che gira gli archivi ed è uno dei più grossi esperti e conoscitori del 1799 del brigantaggio posto in Italia. Perché Peppe ci ha fatto, giustamente, non solo Peppe. No, io ringrazio Claudio Santarelli per questa bella manifestazione. Purtroppo anche chi ci ospita, associazione qui
di Roccovise, purtroppo il tempo non è clemente, però noi ci arrangiamo lo stesso, quindi l'importante è una cosa, ricordiamo una cosa, Claudio dice sempre questo concetto, noi non siamo inferiori a nessuno, quindi Roccovise non è l'ultimo comune del mondo, come ho sentito dire qua, perché noi non siamo inferiori a nessuno, non abbiamo niente da invidiare da nessuno. Leviamoci questa patina lombrosiana che ci portiamo avanti da 150 anni. Noi siamo le generazioni che indirizzeranno la società. Non abbiamo niente da invidiare a nessuno. Ecco perché fa bene Claudio. Guarda, mi viene in mente il ponte di Luigi Giù. Adesso ci pensiamo. Quindi lo diranno loro poi. È una delle realizzazioni che ancora oggi ci invidiano. Quindi noi dobbiamo essere orgogliosi della nostra identità, dobbiamo impegnarci per far sì che la nostra identità venga riscoperta sempre di più, non dobbiamo oltrepassare il limite, quindi non dobbiamo darci troppo da fare nell'altro senso, però sia noi dobbiamo mantenerci nel giusto alveo, riscoprire la nostra storia, riscoprire quello che ci hanno fatto soprattutto negli anni turbinosi dell'Unità d'Italia, perché anche lì è venuta forte l'identità del nostro popolo. Noi siamo figli di quei briganti, noi siamo figli di quegli emigranti che nel 1880 sono andati via e sono stati costretti ad abbandonare il nostro paese. Però noi siamo quelli lì, non siamo altri, non siamo gente che viene chissà da dove. Ecco, noi dobbiamo essere orgogliosi della nostra identità, la dobbiamo riscoprire senza travalicare, senza esagerare, e dobbiamo essere orgogliosi di quelli che siamo stati e di quelli che siamo tuttora, anche perché, ripeto, noi non abbiamo niente da invidiare ad altri. Io vi ringrazio Claudio Saltarelli ringrazio particolarmente Claudio per questa sua attività missionaria che del tutto il territorio dell'ex Regno delle Due Sicilie, e speriamo di rincontrarci alla prossima occasione, magari alla quinta edizione del Premio Terra di Lavoro. Grazie a tutti. Ci sono gli ultimi due premi da dare, per riportarci al termine usato prima da Fiorentino, Napoli starà peggio ma tutti noi staremo meglio. Napoli è il nostro territorio, ha creato la civiltà che il mondo sta prendendo e continua a prendere, non è finita, continuano a prendere, però purtroppo la cultura lombrosiana ci ha massacrato, poi lo spiegheremo in altri sedi. Allora, anche quest'anno la libreria Neapolis e la Maria Cirillo, in via San Gregorio almeno 4, calcolate questa signora, è l'emblema del modo di fare libreria, di vendere libri. Quando uno vuole pensare a una libraia, pensa a Anna Maria Cirillo, tradizionalista nell'anima. Io dico un laboratorio culturale in tutto il Mediterraneo. Quando qualcuno ha un libro, deve prendere cose di particolare, dice vai a Anna Maria, Anna Maria gli dice se c'è o se è possibile prenderlo, se non esiste. E anche quest'anno da associata ha dato due omaggi. Dario. Professore. Sono Anna Maria, c'ha sempre delle chicche particolari, questa è per voi, e capirete poi, sono cose, come no, certo, io non so cosa ha messo, ma lei ogni volta ci fa sempre delle sorprese gratuite. Che cos'è? Ecco qui, fai una foto. Ok, grazie. Prego. Adesso vi voglio Dario. Prego, prenda questa. No, la voglio dopo. Sì. Anna Maria Cirillo, anche per te questo omaggio, se lo vuoi aprire. Pensate che la prima enciclopedia, diciamo, della cucina fu fatta nel XVIII secolo, tramite i Borboni, grazie al fuoco galante di Vincenzo Corrado, che si ripeté poi con il Ippolito Cavalcanti 30-40 anni dopo, e poi sono venute le altre. La cosa bella è che in tutti questi territori, ogni tanto vedete la cucina sociale, la cucina
sono tutti testi scimmiottati e presi dalle nostre tradizioni e dalla nostra enciclopedia. Che qual è il titolo? Macaronea. Macaronea, sì. E cosa fa il titolo? Questo farà parte della mia collezione, anche perché i tuoi due testi io li ho. E fanno parte della nostra storia, della nostra cultura. Non pensate che ci siano le ricette dettagrammi, ci sono dei suggerimenti, le ricette prima si davano in questa maniera. Certo. Infatti c'era la creatività. E adesso veniamo ai due premi principali, dai, non sparire. Il premio della Laboris per il professore è una pergamena particolare che ci penserà a darla il comitato Luigi Giura, è la persona di Luca, è Luca Salvatore, che è membro del, un socio fondatore dell'associazione, del comitato Luigi Giura, e spiegherà bene la sua missione, la vostra missione. Buonasera, buonasera. Serata di eccellenze, quindi noi siamo qui proprio per questo. Ogni volta che noi andiamo veniamo invitati, andiamo a qualche convegno, iniziamo con una sorta di esperimento, chiediamo: ma chi era Luigi Giura? Chi di voi conosce Luigi Giura? Se lo facessimo per alzata di mano, non lo conosce nessuno, forse qualcuno perché studia mediamente la storia delle cementari, perché sei amico di Giura. Luigi Giura era l'ingegnere del regno, il più grande ingegnere del regno delle Due Sicilie, era al capo del corpo di ponti e strade. Chi era? Era l'ingegnere che ha progettato e diretto la realizzazione del ponte Real Ferdinando sul Garigliano. Perché è importante questo ponte? Perché è il primo ponte sospeso a catenate in acciaio dell'Europa continentale. Noi diciamo anche che è il primo ponte a catenare sospese a colonne separate del mondo. Un'eccellenza sicuramente per quei tempi, ma è un'eccellenza ancora oggi. Un ponte che rispetto, diciamo, alle strutture e ai ponti medi che in quegli anni si costruivano, è un ponte più snello e soprattutto a parte tutta la questione estetica, perché vi invito a venirlo a vedere, è bellissimo e suggestivo, ma contiene in sé tutta una serie di particolari tecnici, tra cui il doppio pendolo rovesciato, le catenarie che sono fatte in una lega di acciaio e nickel, la particolarità che non c'è una trave che attraversa, che poggia sulle sponde, sulle due sponde del fiume. Insomma, un'eccellenza. Quindi nasce questo comitato proprio per ricordare questo ingegnere che, oltre ad aver progettato e diretto la sua realizzazione, ha fatto tantissime altre opere che non sto qui adesso a ricordare perché si è fatto abbastanza tardi, tantissime opere sotto il regno delle Due Sicilie. Quindi vi invitiamo veramente a venire a visitarlo e per le visite potete venire sicuramente la prima e la terza domenica del mese, perché sono le aperture ordinarie con le aperture museali, quindi siamo aperti per adesso ancora con l'orario invernale dalle 10 alle 13 della prima alla terza domenica. Forse l'orario estivo verrà modificato. Luigi Giura, un ingegnere, un'eccellenza del regno delle Due Sicilie, che non viene ricordato su nessun libro di storia, non viene ricordato su nessun libro di tecnologia delle costruzioni, su nessun libro di scienze delle costruzioni. Vengono ricordati altri ingegneri dell'epoca che progettarono altri ponti, per esempio il ponte in Francia progettato da Daniel, che era uno dei più grandi matematici dell'epoca, ma che il suo ponte crollò addirittura mentre lo stavano realizzando. Lui viene ancora oggi studiato sui libri di tecnologia delle costruzioni. Luigi Giura invece non è ricordato. Perché? Perché cade con l'Unità d'Italia una damnatio memoria su tutto ciò che era Borbone, tutto ciò che era regno delle Due Sicilie,
doveva essere assolutamente dimenticato. E lui è stato dimenticato, ma noi grazie alla nostra associazione stiamo cercando di riportarlo alle, diciamo, alle cronache dei più. Noi nasciamo solo nel 2017, siamo riusciti in pochissimo tempo, io che sono il vicepresidente, Edoardo Esposito e un altro dei soci fondatori, siamo solo in quattro i soci fondatori, ad avere a sottoscrivere un protocollo d'intesa con la sovrintendente, con la sovrintendenza del Lazio, che è la proprietaria di casa, è la proprietaria di questo monumento. Abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa con delle scuole formiane per portare avanti un progetto di alternanza scuola-lavoro. Abbiamo formato questi ragazzi del turistico per fare da guida. Insomma, abbiamo fatto tantissime iniziative, poi c'è la collaborazione con Claudio, che è un portento, insomma, delle associazioni che si occupano un po' della rivalutazione dei nostri territori, perché troppo spesso noi siamo anche un po' colpa nostra, perché spesso siamo troppo esterofoli, quando invece le nostre terre sono ricche di eccellenze. Stasera ne abbiamo viste solo alcune qui, quindi vi invito, vi rinnovo nuovamente l'invito a venirci a trovare. Durante le aperture noi faremo anche delle visite guidate che durano mediamente tra 30 minuti a un'ora, a seconda dell'approfondimento che noi riusciamo ad effettuare. Ponte Real Ferdinando, che non è solo un'eccellenza della tecnologia, ma è anche un luogo di storia. Si sono succedute varie battaglie del Garigliano, si è combattuta l'ultima battaglia prima dell'unificazione d'Italia e dell'assedio di Genova. Quindi vi invito e ringrazio.